Lasciare Baccagherdi e Isfiro insieme a lui, che è bellissimo. Adesso siamo nella cucina del campeggio, facciamo il rifornimento di acqua come facciamo sempre prima di proseguire per il viaggio, e oggi dovremo andare come ultima tappa al lago Miat o Mivat, una cosa del genere. Baccalà secco non basta, e prima di giungere alla cascata di Dettifoss, la prima tappa della giornata, Barbara propone di deviare verso un caffè immerso nel nulla per assaggiare un dolce fatto in casa. Approfittando di una delle rare calde giornate di sole, Barbara si regala un momento di spensieratezza sull'altalena dell'area giochi che si trova sul retro del caffè. Or some cake? I've been very busy. It's half an hour for the cake. Oh, okay. Yeah. Okay, so volete qualche sandwich? No. Cosa da bere? No. Okay. Okay, thanks again. Okay. Have a good day. Yeah, you too. Niente dolce, che peccato. Volevo assaggiare i dolci fatti in casa, dicono che sono buoni. Dopo la pausa dolce fallita, ci rimettiamo in marcia per andare a visitare Dettifoss e attraversiamo un'area particolarmente arida rispetto a quelle che abbiamo visitato finora, come si può ben vedere dal polverone che solleva la nostra auto sulla strada sterrata. Completamente impolverati, giungiamo a quelle che sono considerate le cascate più potenti d'Europa, le quali scorrono grigie ed impetuose in un canyon nel mezzo del deserto. Restiamo ancora qualche minuto di fronte all'impetuosità di questa forza della natura e poi, approfittando dell'unico tavolo da picnic con veduta sulla cascata, ci concediamo un break per il pranzo. Ma questo break si trasforma ben presto in una pausa di riflessione, quando, dopo aver visto un ragazzo disabile che senza l'aiuto di nessuno e utilizzando le sole stampelle ha letteralmente scalato le rocce per risalire dalla cascata fino a qui, ci dà una prova reale che davvero volere potere. E dopo una rapida sbirciata alle cascate di Afragilsfoss, che si trovano più a valle di quelle di Dettifoss e di cui non sono altro che una versione in miniatura, ci rimettiamo in viaggio. Siamo diretti alla città di Usavik, ma ancora una volta la bella giornata di sole e la penisola di Tjörnes su cui si trova ci seducono ad un momento di ozio. Ed eccoci arrivati alla cittadina sull'oceano, famosa per il suo bellissimo e documentato museo sulle balene e per l'escursione in barca di 3 ore e mezzo per avvistarle. Ma poiché sappiamo che in questo periodo le balene non ci sono, ci limitiamo a fare provviste nel supermercato locale. Con la voglia di qualcosa di buono entriamo in un caffè, che forse ideato anche per i più piccoli, è pieno di giochi e fumetti. C'è persino il topolino islandese, ma quello che c'è scritto per noi resta un mistero. Ordiniamo 3 banana split, che ci vengono servite dalla proprietaria stessa, una signora paffutella che pare sia vissuta a Napoli e che per questo cerca di sfoggiare con noi il suo limitato vocabolario d'italiano. C'è una eccezione. Finiamo un po' a fatica queste bombe caloriche e poi ci congediamo dalla proprietaria. Arrivederci. Arrivederla. Yeah, arrivederla. It's more formal, arrivederla. Yeah.
Ciao. Non facciamo in tempo ad uscire da Osavik che già facciamo subito un'altra sosta, incuriositi dal vapore che scorgiamo al lato della strada. E anche se si tratta delle ennesime pozze termali, ancora restiamo stupiti dall'incanto di questi paesaggi, che hanno in sé qualcosa di magico. Intento a fare delle foto, non mi accorgo di aver lasciato cadere il mio berretto in acqua, che ormai alla deriva viene scorto per fortuna da un turista di passaggio. E dopo questo fuori programma, riprendiamo il cammino verso la tappa finale. Siamo diretti a Reykjavik, piccola cittadina appollaiata sulle rive del lago Mývatn. Anche il nostro campeggio si trova proprio sulle sponde del lago e sarebbe perfetto se non fosse per un piccolo problemino. Questo campeggio è tanto bello e caro, ma è pieno di moscerini. E mentre cerchiamo di montare la tenda facendo la guerra ai moscerini, c'è chi non sa rinunciare all'attività fisica nemmeno in vacanza e chi invece in vacanza ama mettersi in libertà. E quando finalmente la nostra dimora è pronta, i nostri vicini di tenda ci invitano per un caffè. La tanica, infatti. Sì, perché si chiude, diventa come... Si tratta di una simpatica coppia di Ferrara che ci racconta le sue disavventure. C'è la qua del Snaffness, che non so neanche dirti com'è, perché c'era talmente tanto brutto tempo che non... C'è un ghiacciaio qua su, non siamo neanche riusciti mai a vederlo in 2 giorni. Vieni tu un'acqua che... Anche loro hanno fatto la no, la notte in campeggio con l'acqua. No, ma che sgome, cioè il terrore proprio. È stata una roba terribile. E poiché abbiamo avuto qualche piccola disavventura anche noi, soprattutto sulla strada per l'Almanallaugar, dove ben presto sono diretti anche loro, gli forniamo qualche utile consiglio. Allora, noi abbiamo fatto questa, la 225, la F225 abbiamo fatto. All'andata abbiamo fatto la F225, al ritorno invece abbiamo fatto quest'altra, la 208. Sì. È della 225 che fa schifo. Allora, quello che fa schifo è praticamente il tratto, sì. Questo. È l'ultimo tratto, quello che porta proprio al campeggio. No, è pessimo, guarda, veramente balli. E tra una chiacchiera e l'altra, finalmente il caffè è pronto. Ho comprato adesso il cucchiaino, ma. Ah, è ancora della moca. Il caffè è molto. Ilusso. Ma tu? Io adesso me ne faccio uno perché voglio. No, voglio vedere come funziona sto cazzo di cibo. No, fatti questo che non lo bevo. Va bene. Dai. Cucchiaio? No, io lo giro così. E basta. Cioè, abbiamo proprio capito serio il caffè loro. Decidiamo di fare un giro in macchina, ma prima i ragazzi di Ferrara ci regalano una bomboletta del gas che hanno comprato in più. La bomboletta gratis. Come ci stipendiamo? Che ne so io? Ma loro comunque l'avrebbero buttata, questo, cioè hanno ragione. Non lo so, però vabbè. E non so che... Gentilezza. Che di gentilezza? Cioè, cosa possiamo offrirgli? Possiamo andare a mangiare con loro? Ma neanche. Sono le 9:30 di sera e ancora c'è luce e nebbia dappertutto. Ci stiamo avventurando all'interno di una piccola penisola che si insinua nel lago, un fuori programma per oggi perché non era previsto, e Marco sta prendendo delle bacche, si è perso dietro e poi fra un po' torneremo al campeggio dopo questo fuori programma. Dopo un po' Marco emerge dalla nebbia, portando con sé in mano il suo cappello pieno di bacche fresche. Fai vedere? Ma c'è il paradiso delle bacche. Ma il buio inizia a calare e la nebbia a farsi sempre più fitta. Ritorniamo così al nostro campeggio sul lago. Sento strani rumori in giro. C'è qualcuno qua. Farà molto freddo. Buonanotte. Ci godiamo una delle rare. Non dire che parti, non la metterò la voce.
volta Puca si deve imboscare, anzi a sto giro Puca si deve imboscare perché abbiamo pagato per due anche stanotte. L'altra volta era Marco intruso, ora è Carmine, al prossimo giro sarò io.